Vorrei fare tante domande a Lucia Annibali, però per questione di tempo ne faccio solo una, che spero, una e mezza, via, che spero riassuma insomma tutta la mia ammirazione per lei, ammirazione ovviamente solo in eufemismo. Comunque, volevo chiederle innanzitutto la domanda più semplice del mondo. Noi, seguendo la sua storia, io come molte altre donne con cui parlavamo di lei, ci siamo dette: ma forse io mi sarei uccisa, o forse sarebbe stato meglio che lui l'avesse ammazzata. Mi scuso per la crudezza, ma sono cose che sono state dette. Quindi volevo chiedere a lei semplicemente: uno, come fa e come ha fatto; due, se qualche volta veramente ha pensato di volersi lasciare andare e quindi di morire; e la terza riguarda prettamente il film, insomma, quanto si è ritrovata nell'interpretazione di Cristiano Capotondi. Grazie. Allora, un po' uccisa mi ha, in realtà uccisa, perché quella che vedete oggi di certo non è quella che ero prima, che mi ha, la persona che è stata cresciuta dai miei genitori, quindi a loro il viso che hanno sempre conosciuto non sarà mai restituito. Per quanto mi riguarda, diciamo che c'è stato, allora, bisogna pensare, l'ho già detto altre volte, che su quel pianerottolo, no, sul luogo, lo spazio in cui si è consumata l'aggressione, mi sono davvero ritrovata di fronte alla morte. Quindi io so perfettamente che cosa si prova quando si ha paura di morire, quando sai che appunto la morte è lì proprio a fianco a te. E in quel preciso istante ho scelto di reagire, quindi nel momento in cui tu scegli la vita, è una scelta che fai per sempre, in realtà. C'è stato un momento in ospedale, i primi giorni sono stati molto, molto complicati, in un centro ustioni che è una realtà come un mondo parallelo, in realtà, dove si vive anche una profonda solitudine, perché per il problema delle infezioni non puoi toccare i tuoi familiari, sei in realtà da solo con te stesso, con quello che ti è successo. C'è stato un momento in cui mi sentivo come risucchiare, ho realizzato un attimo davvero quello che era successo, mi sentivo risucchiare sempre di più, quindi dentro si era come creato questa sensazione proprio fisica di baratro, che però ho anche lì stoppato, ho detto no, questo nel libro con Giusy tra l'altro lo raccontiamo, ho detto no, non andiamo in questo luogo ma continuiamo ad andare avanti. Quindi è una scelta in realtà quotidiana, perché io ancora oggi vivo comunque delle difficoltà, chiaramente, che sono proprie di un ustionato, e porto comunque questo peso di questa sofferenza che però ho fatto assolutamente mia. Tutto quello che io ho imparato da quello che mi è accaduto, quindi questa forza di reazione, questo attaccamento alla vita, anche la fatica che comunque quotidianamente devi fare, la metto in tutto ciò che faccio adesso e che sono. Quindi è proprio una scelta di vita e il desiderio di costruirmi finalmente una vita che sia intorno a me, che sono io a gestire, sono io anche, ecco, sono per questo un po' petulante, ma perché ci tengo che insomma far sentire la mia voce, i miei pensieri, anche i miei sentimenti, quindi è proprio una scelta che si fa e che poi non si può tornare indietro, e comunque io sono molto affezionata a questo mio volto e gli voglio molto bene, siamo proprio in sintonia, andiamo avanti ogni giorno insieme verso così un futuro radioso, penso. Nell'interpretazione di Cristiana, devo dire che ringrazio moltissimo Cristiana per il suo sforzo, il suo impegno, anche insomma il trucco è stato molto impegnativo, e penso che sia stata una bellissima esperienza conoscerla, confidarci, rubare un po' di intelligenza e di umanità anche a lei, quindi la ringrazio moltissimo per così dare vita, rappresentazione alla mia storia, alla mia persona, che poi comunque deve contenere anche un po' di lei, giustamente, perché ognuno deve mettere del suo e poi del suo mestiere, quindi mi sento di ringraziare tutti, anche Alessandro, devo dire che io trovo un attore di grandissimo talento, che ha dato una, come dire, una dimensione umana, una dignità a questo personaggio che di suo, forse no, di suo reale, non ha, però ha fatto davvero un lavoro molto bello e sono contenta per lui che abbia avuto questa possibilità di farsi conoscere, di far conoscere il suo talento a un grande pubblico.